caffè è finito. Erano passati alcuni giorni da quando quella sfera aveva cambiato la mia vita per sempre. Però non ero ancora riuscito a capire bene il perché. Ma per una ragione o per l'altra, ogni volta che avevo provato a viaggiare nel tempo, era stato un totale disastro. Poi, come potevo trarre vantaggio da quella che fino ad ora sembrava essere stata solo poco più che una semplice illusione? Però se avessi viaggiato avanti nel tempo, forse, in fin dei conti, non l'avevo ancora provato. Se avessi giocato i numeri della lotteria o magari del lotto, avrei avuto la certezza che quello che mi stava capitando era reale e non una mia allucinazione. Bene, allora viaggerò 5 giorni nel futuro, guarderò i numeri del lotto e tornerò indietro a giocarli. Magari è una piccola cifra, non voglio esagerare, e per evitare di incontrare di nuovo me stesso, quel giorno farò in modo di non essere in casa. Cinque giorni. Dell'otto, ecco qua. Bene, prendiamo nota. Dunque, allora 54, 60. Ma chi è? Un messaggio? Boh, ma chi è? Ciao Ariane, sono Paola. Perché non manda a me il messaggio se lo vuol mandare ad Ariane? Dunque, sono Paola. Non ho il tuo numero. Ah, ecco perché non ha il suo numero. Così lo mando qui. So che John aveva dimenticato il cellulare, così sono sicuro che leggerà il mio messaggio se lo mando qui. John ci mancherà molto. Oh cavolo, sono morto. Però posso ancora scoprire cosa è successo, tornare indietro e cambiare il futuro. Posso, certo che posso. Vediamo un po', cerchiamo John Forte, morto, magari viene fuori, invia, ecco qua, ma guarda, John Forte, un fotografo poco fortunato. Vediamo un po', ieri il fotoreporter John Forte è rimasto ucciso durante una sparatoria tra polizia e dei rapinatori. Proprio nel momento in cui stava scattando questa foto. Probabilmente il rapinatore lo ha scambiato per un poliziotto che impugnava un'arma e ha sparato, colpendolo mortalmente. La foto che ha scattato è stata l'ultima della sua vita, ma sicuramente anche quella migliore riuscita. Peccato che non potrà mai vederla. Sì, sì, prendetemi in giro. Tanto non solo l'ho vista la foto, ma... Bene. Io quasi quasi me ne sto in casa 2 o 3 giorni, senza fare neanche una foto. Così poi vinco pure il lotto alla faccia di quelli che hanno scritto questo stupido articolo. Torniamo indietro nel tempo. 5 giorni. I numeri dell'otto. Dai, accenditi, forza.
Allora, vediamo un po' questi numeri. 30. Ma sono tutti diversi. Per forza, ho cambiato il futuro. Non ho vinto niente, però sono vivo. Viaggiare nel futuro, o anche semplicemente prevedere il futuro, sarebbe davvero molto utile e interessante. Ma se una volta conosciuto un evento lo impediamo e facciamo in modo che questo non accada, come possiamo essere certi di aver realmente previsto quello che sarebbe successo? Naturalmente non è possibile viaggiare nel tempo, anche se, forse. Un filosofo greco, un tale di nome Zenone di Cizio, circa 2300 anni fa diceva che tutto nasce dal fuoco e vi ritorna, come un ciclo continuo. Bene, ora anche una teoria scientifica potrebbe raccogliere l'eredità del fondatore della scuola stoica, appunto Zenone di Cizio. Ai tempi di Albert Einstein si pensava che la nostra galassia fosse tutto l'universo e che esso fosse immobile, totalmente inerte e non in espansione come ora sappiamo essere, tanto che nella sua teoria della relatività speciale il grande fisico del secolo scorso dovette inventarsi una forza che compensasse la forza di gravità, che altrimenti avrebbe fatto collassare tutto l'universo in un unico punto. Poi venne Hubble, che scoprì le galassie e l'espansione dell'universo. Einstein tirò un sospiro di sollievo perché quella forza di compensazione che si era inventato proprio non gli piaceva. Per alcuni decenni questa tesi resse, ma alcuni anni fa si scoprì che l'universo si stava sì espandendo, ma contrariamente ad ogni aspettativa e teoria non stava rallentando, bensì stava accelerando sempre più. Ad oggi questo fenomeno è attribuito ad una forza oscura e alla materia oscura che sanno tanto di guerre stellari. E ora torniamo al filosofo Zenone. Infatti alcuni astrofisici hanno trasformato il pensiero filosofico in teoria scientifica, ipotizzando che aumentando sempre di più la velocità, prima o poi l'universo finirà per viaggiare alla velocità della luce. In quel momento, che sarà tra eoni di tempo, in un istante collasserà per dare vita immediatamente dopo ad un nuovo universo. La domanda è, sarà un universo totalmente diverso o totalmente uguale al nostro? E poi di pochissimi giorni fa la notizia che il satellite Planck avrebbe rivelato alcune increspature in quello che è ciò che rimane dell'esplosione del Big Bang, ovvero la cosiddetta radiazione di fondo. Ebbene, queste increspature sarebbero, secondo alcuni astrofisici, la traccia di un precedente universo, ovvero quello da cui è nato il nostro. E se la nostra mente fosse in grado di percepire informazioni da queste increspature? Non predirremmo il futuro, ma semplicemente avremmo la percezione di un qualcosa che è accaduto miliardi di anni fa e che è perfettamente uguale a ciò che succede ora, esattamente nello stesso luogo in cui siamo e nello stesso momento. Queste percezioni entrerebbero in risonanza con il nostro mondo, con la nostra mente, sotto forma di un déjà vu, fantascienza, certo. Ma anche la materia e l'energia oscura lo erano solo qualche anno fa. Per oggi è tutto. Pace e prosperità. Che la forza sia con voi, nano.